L'intervento di ripristino e miglioramento sismico degli impalcati a cassone, che costituiscono le rampe dello svincolo a livelli sfalsati di Arquata del Tronto, che collega la strada statale 685 alla strada statale 4 Salaria, ha comportato un investimento complessivo lordo pari a circa 3 milioni di euro, di cui circa 2 milioni e mezzo per i soli lavori. L'intervento si è reso necessario per riposizionare gli impalcati che si erano disallineati a seguito degli eventi sismici del 2016. Le attività lavorative, a seguito dello smontaggio degli impalcati, che si sono svolte tra il periodo di marzo e maggio, hanno previsto il ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati, l'installazione dei ritegni sismici sia longitudinali che trasversali, oltre al rinforzo delle pile attraverso la realizzazione di un anello in calcestruzzo armato solidarizzato mediante inghisaggi alle strutture esistenti. Successivamente si sono svolte le attività di riposizionamento degli impalcati, dapprima mediante il trasporto degli stessi tramite carrelli semoventi multidirezionali dall'area di stoccaggio di cantiere fino alle strutture esistenti. Successivamente tramite il riposizionamento mediante due autogru dalla portata di 500 tonnellate ciascuno. Tali operazioni, che si sono svolte tra il 21 ed il 30 di maggio, hanno comportato, come già successo per la fase di smontaggio, la chiusura della strada statale 4 Salaria e della strada statale 685. Le ultime fasi hanno previsto la stesa di conglomerato bituminoso, sia per lo strato di binder che per lo strato di usura, la verniciatura protettiva di tutte le strutture esistenti, la realizzazione di un idoneo sistema di smaltimento delle acque di piattaforma e la realizzazione della segnaletica orizzontale. Nelle ultime settimane sono state svolte le prove di carico dinamiche. Tali prove hanno permesso di valutare qual è la risposta dinamica delle strutture costituenti lo svincolo alle azioni esterne. Identificando i primi quattro modi di vibrare, confrontandoli con le ipotesi progettuali, hanno consentito la riapertura complessiva dell'intero svincolo di Arquata del Tronto.